pensavo a tutte. Questa immagine così confusa di prodotti e campioncini vuole rappresentare i miei ultimi acquisti Marionnaud. Allora, sono due acquisti che ho fatto online e proprio di questo volevo parlarvi perché io avevo dei buoni da utilizzare in profumeria che ho utilizzato e vi ho fatto vedere nei video precedenti. E quindi non c'è nessuna collaborazione con nessuna profumeria, con nessun brand, perché appunto il canale è piccolino, io sono una sconosciuta, cioè non c'è nulla, non lavoro per Marionnaud. Comunque, avevo questi buoni da spendere in negozio e li ho spesi, e poi avevo dei buoni acquisto online che volevo utilizzare. In negozio non ho mai avuto grossi problemi, insomma, qualche negozio mi sono trovata bene, in altri un po' meno. Adesso ho capito dove devo andare per avere dei consigli dati con criterio. Online però non avevo mai acquistato. Avevo questi due buoni da 25 euro e ho deciso di fare due acquisti separati, perché credo che i buoni non siano cumulabili. Non ho nemmeno provato, ma in ogni caso sopra i 25 euro la spedizione è gratis e quindi ho deciso di fare due ordini. La prima cosa che non mi piace del sito di Marionnaud è che c'è pochissima scelta rispetto a quanto si trova in negozio, veramente molto molta poca scelta. Non so, devo dire che se guardo altre profumerie che permettono di acquistare online, 9 su 10 i prodotti che io ho cercato, quindi magari ce ne sono altri che sono più convenienti, però quelli che avevo cercato io, erano più convenienti, acquistati da altre parti. Poi l'altra cosa che, mi ha lasciato un po' perplessa è che, il sito non accetta il pagamento con PayPal. Quindi io mi sono ritrovata con un ordine bloccato perché la mia carta di credito non veniva accettata online, perché c'è tutta una procedura nuova da fare che io al momento non ho ancora fatto, e quindi il mio ordine si è bloccato. E normalmente io acquisto molto più volentieri dove posso utilizzare PayPal, per abitudine, per una sorta di sicurezza in più, insomma, forse più per abitudine, perché mi basta un click, inserisco la mia password e acquisto direttamente. L'altra cosa che non mi è piaciuta è che appunto non potendo utilizzare la carta di credito, il mio ordine era comunque processato, rimaneva bloccato nel sistema, il mio buono non poteva essere utilizzato su di un altro ordine. Ho dovuto scrivere al servizio clienti, sono sempre state gentilissime e quindi poi ho risolto, però in realtà ho dovuto scegliere dei prodotti che costassero esattamente 25 euro in modo da poter utilizzare i miei buoni. E avrei preferito convertire questi buoni in buoni acquisto da utilizzare in negozio, ma questo non è stato possibile e quindi ho ripiegato su questo. La scelta dei due prodotti che ho acquistato, che ho pagato quindi 25 euro, è stata data soprattutto dal fatto di trovare dei prodotti che costassero 25 euro per non andare ad unire due articoli che poi magari uno veniva scontato, non arrivavo a 25 euro esatti. E quindi è stata una scelta un po' limitata. In più ho provato a fare un ordine stando sotto i 25 euro, quindi avevo un importo di tipo, non so, 24,30 euro. E volevo utilizzare il mio buono da 25 euro. E la cosa strana è che con un ordine di 24,30 euro inserivo il mio buono da 25 euro e mi comparivano 2 euro di spese, perché probabilmente calcolava le spese di spedizione non essendo il mio ordine superiore ai 25 euro. Insomma, è stata una mezza tragedia. Non credo che acquisterò nuovamente da Marionnaud online, proprio perché la scelta è poca e il sistema di acquisto, secondo me, dovrebbe essere migliorato permettendo di acquistare anche con PayPal o comunque con altre modalità di pagamento più comode. I due prodotti che ho acquistato, ve li mostro, sono questo.
E la cosa positiva è che questo prodotto di Clinique, che è un latte struccante che conoscete benissimo, l'avrete visto mille volte, mi è stato mandato con questo pezzettino di cartone per evitare che venisse schiacciato durante il trasporto e che quindi uscisse il prodotto. E questa attenzione devo dire che mi è piaciuta. Poi ho acquistato questo prodotto, che è un prodotto, diciamo, perfezionatore della pelle. Ovviamente l'inci non si può vedere, cioè se siete delle puriste e vedete l'inci di questo prodotto, come minimo vi si accappona la pelle. Però è un prodotto che io ho utilizzato in passato, mi è capitato anche di consigliare. Ed è un prodotto che in effetti riesce a nascondere le prime rughe, le prime imperfezioni della pelle. Quindi, insomma, utilizzato con un certo criterio, secondo me non è neanche da demonizzare. E quindi ho deciso di riprenderlo perché era un po' che non lo utilizzavo. Con questi due ordini mi sono arrivati tutti questi campioncini. Sul sito permette di scegliere un campioncino solo. Che può essere un profumo da donna o un profumo da uomo, e poi in realtà io mi sono ritrovata tutto questo. Non so se questo è dovuto al fatto che ci sono state delle problematiche nella gestione dell'ordine e quindi il servizio clienti mi ha fatto inserire qualche campioncino in più, o se di norma vengono inviati questi campioncini. Allora, tre campioncini di bagnoschiuma di Breeze, pH fisiologico, insomma, questi qua. Penso che li smaltirò andando in palestra o in piscina. E poi per la maggior parte sono profumi. Ecco, c'è da dire questa cosa. Grazie mille per i campioncini. Però, insomma, invece di mandarmi 20 campioncini di profumo, magari si poteva fare metà e metà e mandarmi, non so, una crema o qualcos'altro, insomma. Avrei provato volentieri una crema per il corpo o per il viso, tanto più che avendo acquistato due prodotti per il viso, puoi pensare che il mio interesse in questo momento è per dei prodotti che hanno a che fare con la cura della pelle del viso o comunque con il make-up, sempre del viso appunto. Quattro campioni di acqua di cavalli, questo signorina. Questi campioncini così, e poi mi sono arrivati anche questi campioncini così, l'eau de toilette, e invece l'altro è l'eau de parfum. Poi questi campioncini qui, ok. Poi un campioncino da uomo, l'eau de toilette, questo che mi hanno detto essere buonissimo. Poi Omnia Amethyst, Omnia Coral e Acqua di Bulgari su donna. Quindi questi sono tutti i campioncini che mi sono arrivati. Ovviamente chi impazzisce per i profumi, penso che, insomma, chi è appassionato di profumi sarebbe sicuramente contento di ricevere questa massa di campioncini da provare. E poi mi è arrivato questo che ho apprezzato perché è una scatolina di J'adore che oltretutto mi piace, che contiene una piccola miniatura, vedete, di profumo. Adesso non riesco a toglierla, comunque questa piccola miniatura di profumo e poi un latte per il corpo. Quindi questa è molto, molto gradevole. Per questa posso dire che insomma mi è piaciuta molto perché è qualcosa di diverso dal solito. Di Clinique, il latte detergente, io non lo utilizzo da molto, non mi ricordo come mi ero trovata, quindi lo proverò. Mentre di questo prodotto sicuramente farò una recensione positiva, ve lo dico già perché mi sono sempre trovata bene e non usandolo sempre, anche utilizzandolo ogni tanto, lo trovo comunque un buon prodotto. Per tutti questi profumi, io non sono assolutamente un'esperta di profumi, oltretutto adesso con un bimbo piccolo li uso molto meno rispetto a prima, però ecco, volevo mostrarvi che acquistando da Mario No si riescono a ricevere diversi campioncini e magari se voi avete una profumeria vicino, Mario No, che normalmente non vi rilascia molti campioncini, potete provare a prendere in considerazione l'ordine online se
trovate il prodotto che vi interessa, perché appunto l'assortimento è ridotto e se avete possibilità di pagare con carta di credito, perché appunto PayPal non viene accettato. Questo è tutto, alla prossima!